Andiamo oggi a vedere alcune curiosità sui personaggi dell'ultimo acclamato Battle Royale uscito, Apex Legends. Per molti sicuramente la lore non sarà facile da comprendere visto che non c'è una modalità storia da seguire. Quindi vediamo insieme un po' di cose riguardanti le leggende che potrebbero aiutarvi a chiarire la loro storia. Numero 1. Bangalore. Nonostante manchino i rampini e le camminate sul muro come si faceva con Titanfall, Apex Legends è ambientato nello stesso universo dei Titani e della battaglia tra l'EMC e la milizia di frontiera, anche se 30 anni dopo. Chi ha giocato ai due capitoli di Titanfall avrà già compreso di cosa parlo. Bangalore era un membro proprio della fazione della EMC, quando per un giorno lei e la sua squadra hanno subito un'imboscata in una remota isola, costringendola quindi a combattere nel Battle Royale per guadagnarsi dei soldi e tornare a casa. Numero 2. Bloodhound. Bloodhound, il cui nome originale è sconosciuto, è il cacciatore di Apex Legends, che può trovare le tracce dei nemici e scovare sempre la sua preda, anche quando si nasconde nei posti più remoti, grazie alle sue abilità in grado di rilevare chiunque sul radar. È uno dei personaggi più misteriosi e si sa poco o niente su di lui, tranne che originariamente doveva essere un personaggio in Titanfall. Secondo alcune immagini girate su internet, era stato ritrovato nel libro di concept art di Titanfall 2. Considerando questo, si potrebbe pensare sia stato scartato dal gioco finale per poi essere ripreso in Apex Legends. Chissà quindi quali altri personaggi potrebbero inserire, che magari hanno ignorato in passato. Numero 3. Caustic. Alexander Knox, il personaggio che utilizza i suoi gas nocivi alla Caesar Clown o forse pure peggio, è stato uno dei migliori scienziati di frontiera che ha usato la sua intelligenza per creare migliaia di gas assassini in grado di annientare chiunque. Inizialmente produceva pesticidi, poi però la passione ha raggiunto livelli sempre più alti portandolo a sperimentare su esseri viventi atrocità sempre peggiori. Proprio per questo i suoi superiori hanno dovuto fermarlo distruggendo il suo laboratorio, ma non era finita. Per avere nuove cavie ha deciso di partecipare alla Battle Royale e trasformare tutti in topi da laboratorio. Numero 4. Gibraltar. Come ogni buon gioco etico e moralmente corretto che si rispetti, anche Apex Legends ha un personaggio che fa parte della comunità omosessuale, o comunque un personaggio con forti particolarità e diversità che rappresenta quella fetta di mondo che molti ancora non vogliono riconoscere. Comunque sia, Gibraltar è il suo nome ed è il tank di Apex Legends. Sapevate che aveva un ragazzo? Ma sfortunatamente durante un giro in moto i due hanno subito un incidente mortale. Il ragazzo sembra sia morto, mentre Gibraltar è stato salvato da suo padre, che però ha perso un braccio per riuscirci. Numero 5. Lifeline. Forse uno dei personaggi più amati finora. Sarà perché è leader del gioco e perché ha un drone in grado di curare gli alleati o di creare uno scudo mentre sta rianimando qualcuno, o perché la sua ultimate è una delle più utili del gioco, oppure la sua storia. Lei in realtà proviene da una famiglia molto ricca, che traeva profitti dalla guerra tra la milizia e l'EMC, ma non riusciva ad accettare di vivere in quel modo sulle spalle di persone che soffrivano. Ha deciso così di partecipare alla Battle Royale e di guadagnare i soldi per curare anche chi non avesse avuto i soldi per pagare. Una vera eroina piena di carisma, insomma. Numero 6. Mirage. Insieme a Caustic è uno dei personaggi sbloccabili di Apex Legends ed è anche uno di quelli con la storia più triste. Aveva ben tre fratelli alla frontiera che però non sono mai tornati indietro dopo la guerra, quindi la cosa era chiara, li aveva persi tutti. Ma lui riuscì ad evitare la leva obbligatoria ed entrare nel gioco per guadagnarsi fama e soldi. Numero 7. Pathfinder. Tutti hanno una ragione per unirsi alla battaglia e dei motivi personali, compreso l'unico robot che per adesso è presente tra i personaggi. In passato quelli come Pathfinder servivano a svolgere vari lavori. In Titanfall potevate vederli durante la campagna, fare pulizia o aggiustare qualcosa, ma lui è diverso dagli altri. Si è risvegliato in un laboratorio abbandonato molto tempo fa, quasi 10 anni prima di Apex Legends, e sta partecipando ai giochi per scoprire e trovare il suo creatore e chiedergli il motivo della sua nascita. Numero 8. Wraith. Wraith è meglio conosciuta come quella che si teletrasporta e usa un coltello ambito da tutti. Ciò che però alcuni non sanno è che Wraith potrebbe avere un qualche tipo di malattia mentale, forse schizofrenia, cosa che l'ha indotta spesso ad avere allucinazioni. Infatti era finita in un istituto di correzione mentale della EMC per questi problemi. Lì aveva subito vari esperimenti a causa dei quali si è ritrovata i suoi poteri. Sta partecipando alla Battle Royale per scoprire il suo passato, perché non ha memoria di ciò che era la sua vita prima di finire all'istituto. Si vede che gli esperimenti le hanno anche fatto perdere parte della memoria.
E con questo concludiamo. Vi sta piacendo Apex Legends? Fatemelo sapere e alla prossima, gente!